Buona domenica, ben ritrovati con la nostra informazione, la cronaca ad aprire questa nuova edizione di Blue Star News. Purtroppo una brutta notizia, aveva 43 anni la donna che ha perso la vita questa mattina dopo aver fatto un volo di circa 4 metri dal cavalcavia che si trova in zona Chiapparo a San Vito. La 43enne si sarebbe lasciata cadere nel vuoto intorno alle 7 di oggi. Residente in Lazio, era in Puglia, ospite di parenti di Martina Franca, probabilmente per vacanza. Sul cavalcavia è stato trovato un mozzicone di sigaretta che la donna avrebbe fumato prima di lanciarsi. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ha riportato un politrauma da precipitazione che gli ha provocato una fortissima emorragia. Estremo tentativo di strapparla alla morte, quello messo in atto dai medici del Santissima Annunziata, dove è stata trasportata e dove è deceduta 2 ore dopo. La donna non aveva con sé i documenti di identità, per questo è stato più difficile identificarla. Non si conoscono al momento le ragioni dell'estremo gesto. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Cambiamo argomento, il decimo sbarco di migranti nel porto ionico negli ultimi 3 mesi è previsto per la giornata di domani. L'intervento si colloca nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, la notizia è stata annunciata con un tweet dalla Marina Militare. Al primo sporgente del porto mercantile approderà nave Fasan con a bordo 1.311 migranti che saranno accompagnati in centri di prima accoglienza per poi essere trasferiti verso altre destinazioni. Sono trascorsi solo 5 giorni dall'ultimo arrivo di 404 migranti a bordo di nave Zefiro. Andiamo avanti con la festa dell'unità di Massafra. Al centro i temi caldi, oggetto di confronto tra rappresentanti del mondo politico e sindacale, ma anche di giornalisti e ambientalisti. Sentite. Prosegue la festa dell'unità di Massafra con nuovi interventi sulla questione aperta dell'ambientalizzazione della grande industria. L'iniziativa si propone come occasione di confronto tra politici, sindacalisti, ambientalisti e giornalisti su questioni di estremo interesse pubblico. Ma io penso che la politica, in modo particolare il Partito Democratico, ormai da un po' di tempo stia facendo l'unica cosa che può mettere insieme tutte queste voci. Quindi ieri sono sfilati i protagonisti, coloro che pensano, temono che il lavoro che già manca nel nostro territorio possa addirittura, la situazione possa peggiorare. Dall'altra parte ci sono quelli che tengono di più all'ambiente e nel complesso tutti quanti sono spaventati per la nostra salute. Ora, l'unico modo, secondo me, di ritrovare unità di intenti è quella di fare quello che sta provando a fare il governo e il Parlamento sotto la spinta del Partito Democratico, trovare un punto di equilibrio, un punto di equilibrio che ci mette nella condizione di ambientalizzare questa grande industria, renderla finalmente compatibile con la nostra vita. Recentemente è stato approvato il decreto che prevede la possibilità per le banche di dare il prestito ponte che può aiutare solo in una prima fase il grande progetto di ambientalizzazione e riqualificazione industriale dell'Ilva. Bisogna ricordare che se questo progetto va in porto, l'Ilva per il 2017 diventerà uno stabilimento tra i più rispettosi delle norme europee. Tutto ciò è messo a rischio da numerosi aspetti. Il primo riguarda le risorse finanziarie, perché il prestito ponte può assicurare al massimo in questo periodo 250 milioni e sono necessari oltre 2 miliardi per il piano ambientale. Per noi il piano ambientale resta un punto fermo, la produzione a Taranto non potrà essere fatta senza considerare come punto fermo la sua sostenibilità. Senza considerare che gli inquinanti vanno assolutamente ridotti dentro delle soglie che consentano la salute e il rispetto dell'ambiente. L'ultimo decreto senza dubbio mette una pezza, quello cioè del reperimento dei fondi, ed è un fatto importante, però la situazione rimane di estrema incertezza, perché le prescrizioni previste dal piano ambientale in realtà non hanno assolutamente dei tempi certi. Il piano industriale, che poi è il momento in cui si decide cosa fare all'interno dell'Ilva, ancora non è stato reso pubblico, nonostante siano passati 4 mesi dal momento in cui avrebbe dovuto essere reso pubblico, appunto, per eventuali osservazioni. Quindi vi è una situazione di incertezza.
È prevista intanto per domani a Bari una manifestazione di protesta da parte di cittadini di Avetrana e Manduria contro la realizzazione del depuratore nei pressi di San Pietro in Bevagna. Si terrà a Bari lunedì 4 agosto alle 11 presso la sede del Consiglio regionale in via Capruzzi una manifestazione di protesta dei cittadini di Manduria e Avetrana mobilitati contro la realizzazione di un depuratore che dovrebbe scaricare i reflui in mare previsto nei pressi di San Pietro in Bevagna lungo il litorale ionico. I cittadini dei due paesi del Tarantino da anni lottano in difesa del loro mare, uno dei più belli e puliti d'Italia, che ora vedono minacciato. Non si può negare, infatti, e le cronache quotidianamente lo riportano, che proprio gli scarichi dei depuratori costituiscono un grave fattore di rischio per l'ambiente marino e di conseguenza per la balneazione. Supportati dalle rispettive amministrazioni comunali, i cittadini chiedono da tempo alla Regione Puglia e al Presidente Vendola una moratoria alla realizzazione del progetto per studiare soluzioni alternative. Sinora il loro appello è rimasto inascoltato e nonostante alcuni incontri interlocutori con il competente assessorato regionale, l'iter realizzativo del progetto è proseguito senza soste. Da qui la volontà di protestare pubblicamente. La manifestazione è stata organizzata dal comitato istituzionale che rappresenta tutte le componenti del Consiglio Comunale di Avetrana, dal comitato spontaneo No Scarico a Mare di Avetrana, nonché dal coordinamento cittadino di Manduria che accoglie insieme con i Verdi movimenti civici, associazioni e gruppi di cittadini organizzatisi spontaneamente. Sono previste rappresentanze dei paesi limitrofi cui cittadini da sempre risiedono e trascorrono la villeggiatura presso le marine di Manduria. Queste le dichiarazioni di Gregorio Marigiò, portavoce della Federazione dei Verdi per la provincia di Taranto. Una manifestazione terribilmente fuori luogo, quella tenuta dagli industriali a Taranto a poche ore dalla morte per tumore di un bambino di soli 5 anni. Questo il parere dei Verdi. Sentite. Come Verdi di Taranto giudichiamo terribilmente fuori luogo la manifestazione del 1 agosto indetta da Confindustria. Lo slogan stampato sulle magliette con una scritta rossa e blu «No alla città dei no» risulta per noi offensivo e menzognero perché fino a prova contraria qui a Taranto ci sono ancora Ilva, Eni, Cementir, Vestas e altre industrie. Perché è pericolosamente in agguato il progetto Tempa Rossa? Perché le istituzioni, sia locali che governative, si sono fatte in quattro per difendere gli interessi delle industrie pesanti e dei poteri forti, ma soprattutto era un'iniziativa inopportuna perché sembrava rivolta alle persone che, stanche del dolore e della sofferenza prematura, dicono no alla malattia e alla morte. Una manifestazione che sovverte ogni senso e logica della vita e della lotta per il diritto degli operai che sfilavano accanto al loro padrone con il capo chino per non guardare negli occhi chi li osservava dai marciapiedi coperti di polvere velenosa. Tutto questo dopo appena 15 ore dal funerale dell'ennesima piccola vittima di questo male infinito che si chiama industria pesante. Una commedia dell'assurdo dove l'unica nota di normalità e speranza in questa giornata di paradossi allucinanti è stata la presenza incisiva di cittadini liberi che hanno espresso il loro dissenso, manifestato con slogan, striscioni e azioni pacifiche. Manifesto perché ho paura di morire, voglio alternative. Confindustria potrebbe concentrare le sue energie sulle alternative ecosostenibili e che non costituiscono minimamente pericolo per la vita degli abitanti di questo territorio. In fondo sono richieste normali, comprensibili e anche attuabili. Dopo l'alleanza tra lavoratori e industriali, dopo la manifesta insensibilità delle istituzioni di fronte alla sofferenza di cittadini ancora bambini, basti pensare che il sindaco di Sesto Fiorentino onora il piccolo Lorenzo, mentre il sindaco Stefano tace. Ci viene da pensare che la Babilonia, di cui canta il concittadino Diodato, sia qui. E intanto il papà del piccolo Lorenzo lancia un appello, quasi una preghiera. Dice: se avete la possibilità e l'avete affinché tutto ciò non accada ad altri bimbi, fatelo, ve ne prego. Sarebbe la migliore prova di solidarietà che potreste dimostrarmi in nome del mio angioletto. L'ho scritto su Facebook. Mauro Zaratta, papà di Lorenzo, il bimbo di 5 anni, morto nei giorni scorsi per un tumore al cervello che gli è stato diagnosticato a soli 3 mesi dalla nascita. L'uomo nell'agosto del 2012 raccontò dal palco di una manifestazione contro l'inquinamento a Taranto e il dramma familiare. E andiamo avanti con un intervento della Presidente dell'Associazione Taranto Turismo, Irene Lamanna, che interviene nella discussione relativa a industria e turismo, realtà che a suo dire possono convivere.
Si parla spesso di turismo, a volte con estrema superficialità, ma sarebbe utile, oltre che molto interessante, se tutti ci preoccupassimo di conoscere il percorso fatto in Italia in termini di sviluppo turistico. Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo, imprenditrice da anni nel settore, interviene a poche ore di distanza dalla manifestazione che ha visto in piazza gli industriali, nell'ennesima questione che divide la comunità ionica e che pone di fronte alla scelta tra sviluppo turistico e sviluppo industriale. Negli anni 60, sostiene Lamanna, i motel Agip, simbolo del boom economico, in particolare turistico, in atto in quel periodo, hanno rappresentato il felice incontro di due parole chiave, industria e turismo. Gli italiani si fermavano a far benzina, pregustando il momento in cui avrebbero raggiunto l'agoniata meta delle vacanze. Era l'immagine di un paese in movimento che scommetteva sull'energia e investiva nelle grandi infrastrutture, non rinunciando a crescere. Oggi industria e turismo sembrano essere diventati acerrimi nemici e quando vengono accostati da qualche coraggioso sostenitore della loro possibile convivenza, scatenano le ire del popolo ambientalista, che a questo punto segnala la presenza di criminali che intendono distruggere l'ambiente e la salute umana. Senza dubbio, prosegue la presidente di Associazione Taranto Turismo, nei 50 anni trascorsi le cose sono cambiate e i politici, nell'operare scelte che necessariamente ricadono sui cittadini, devono ragionare e agire tenendo ben presente l'esigenza di agevolare uno sviluppo sostenibile, ma da qui a rifiutare totalmente pezzi importanti del sistema industriale ne passa. Irene Lamanna menziona inoltre luoghi in cui convivono pacificamente le due realtà. In Emilia-Romagna, per esempio, si estrae il petrolio dal Mar Adriatico, senza rinunciare per questo al turismo nazionale ed internazionale. Ravenna ha ospitato Offshore Mediterranean Conference e l'impulso dato al settore dagli anni 60 ad oggi è straordinario, permettendo inoltre di rivitalizzare il vecchio porto e trasformarlo in uno dei primi per traffico merci. In Australia lo stato di Perth continua a crescere economicamente con nuove imprese. Lì lo sviluppo è determinato per lo più dall'industria estrattiva che nei decenni scorsi ha attratto uomini e capitali da tutto il mondo. A Taranto invece si naviga a vista, non ci si interroga sulla futura politica economica e ci si condanna quasi naturalmente ad una politica punitiva. È necessario guardare al quadro macroeconomico per comprendere, tra le altre cose, quanto è grande il bisogno di politiche governative di sostegno. Dall'altra parte, se gli industriali non rinunciassero ad investire sul nostro territorio, il governo della nostra città potrebbe negoziare con più forza un aumento delle royalty, guadagnando miliardi di euro persi per colpa di un lungo immobilismo. Negarsi questa opportunità, conclude Irene Lamanna, vuol dire rinunciare non solo a un'entrata sicura per la nostra città, ma soprattutto tenere alto, in maniera caparbia è sterile, uno steccato ideologico privo di sostanza, quello che considera industria e turismo come due realtà che si escludono a vicenda. Sono iniziate alle 13.30 di oggi nell'area compresa tra Corso Due Mari e Discesa Vasso le operazioni mirate alla bonifica per poi far brillare alcuni ordigni bellici inesplosi che nel pomeriggio di ieri sono stati trasferiti dal nucleo artificieri sommozzatori della Marina Militare dal Mar Piccolo al Mar Grande. La prefettura ha comunicato le restrizioni al traffico in occasione dell'operazione necessaria a recuperare e far brillare gli ordigni inesplosi. Ancora per la giornata di oggi Città Vecchia off limits è stato disposto anche il blocco del traffico nell'area compresa tra Corso Due Mari e Via Margherita, così come nella zona della Città Vecchia prospiciente il canale navigabile, vietata la sosta degli automezzi. Il trasferimento in Mar Grande ha richiesto, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, l'adozione di misure preventive di salvaguardia nel raggio di 150 metri dalla linea mediana del canale navigabile. E torniamo alla cronaca, furto di circa 150 pannelli fotovoltaici nella notte in contrada Sanarica a San Donato, dove i vigilanti hanno segnalato che la recinzione che delimita lo spazio sul quale insistono i pannelli era stata tagliata. Il furto è avvenuto presumibilmente tra la mezzanotte e le 4. Sul posto la polizia, che cercherà di individuare i responsabili. Nella zona è attivo il servizio di videosorveglianza, le immagini riprese saranno certamente di supporto per i poliziotti chiamati ad individuare i responsabili. Ed ora spazio alla cultura, grande successo al Martà, dove già in mattinata sono state registrate molte visite di turisti e residenti che hanno voluto approfittare della recente normativa del Ministero che prevede l'accesso gratuito nei luoghi di cultura nella prima domenica del mese. Sentite.
Tra le innovazioni normative recentemente apportate dal MIBACT per favorire la fruizione dei beni culturali rientra l'accesso gratuito a musei, monumenti e aree archeologiche gestite dallo Stato nella prima domenica del mese. In questo ambito si collocano le visite gratuite di oggi al Museo Nazionale Archeologico di Taranto con le nuove sezioni espositive e la mostra Giacomo Manzù e le sue donne, un'opportunità che residenti e turisti hanno deciso di cogliere al volo. Allora, l'apertura domenicale della prima domenica del mese è un'iniziativa a livello ministeriale, quindi su tutto il territorio nazionale, per cui viene pubblicizzata a livello nazionale e abbiamo un ottimo riscontro anche per quanto riguarda i turisti al momento, soprattutto anche una buona affluenza di turisti stranieri e proprio nel pomeriggio, tra l'altro, alcuni hanno approfittato per la visita in gruppo. Abbiamo una prenotazione di circa 150 persone e saranno accompagnati dalle nostre guide accreditate appunto dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia. Quindi ci auguriamo che questa iniziativa continui perché appunto ha un ottimo riscontro sia per gli introiti ministeriali sia per la fruizione del Martà che ricordo è stata un allestimento più che completo adesso perché il primo piano è stato completamente aperto al pubblico con 25 sale, quindi si parte dal percorso e l'inizio del IV secolo a.C. fino ad arrivare all'età bizantina, l'età alto medievale. Quindi sono 25 sale e ci auguriamo che ben presto possiamo aprire al pubblico anche il secondo piano per il completamento della struttura. Ed ora ci spostiamo in provincia, esattamente a Montemesola. Edizione 2014 di Estate con noi, iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Montemesola, targata Punzi, che ha a cuore al tempo stesso le esigenze di cittadini e turisti. Abbiamo visto veramente tantissima gente che veniva soprattutto da fuori e anche con la partecipazione logica dei cittadini di Montemesola. Quindi sicuramente riuscitissima, tra l'altro in questo momento credo che queste sono le manifestazioni che vanno per la maggiore. Però devo dire, non voglio farlo perché sono il sindaco di questo comune, ma la Proloco di Montemesola riesce veramente ad organizzare sempre al meglio queste manifestazioni. Per noi è veramente un patrimonio, come ho detto prima, tanto è vero che queste serate sono per Montemesola un momento importante perché tanta gente che viene poi torna. Con Modica perfezioniamo il gemellaggio, che noi siamo stati già lì qualche mese fa per la cerimonia lì da loro e stiamo firmando e quindi completando l'iter per un gemellaggio con quest'altra realtà. Ed è importante perché penso che lo scambio culturale, lo scambio tra popoli che comunque vivono in qualche modo una realtà che è tutta nostra, è tutta del nostro sud, quindi questo ci aiuterà sicuramente ad avere una visione più ampia di quelle che sono le difficoltà e combatterle anche insieme. A concludere la manifestazione l'ormai storico Festival dei Baffi, giunto alla sua 41esima edizione. Il Festival dei Baffi, io ero piccolino e ricordo all'epoca era impossibile per me vederlo perché io ricordo che era a pagamento, quindi era un lusso, però popolatissimo, cioè noi abbiamo avuto qui Pippo Baudo, abbiamo avuto personaggi di un certo livello. Ed è una manifestazione che con grande difficoltà si cerca di portare avanti perché sappiamo benissimo che insomma, la situazione economica non ci dà tanto la possibilità di sostenerli gli amici della Proloco appunto economicamente, però comunque riescono a mantenere la manifestazione, un momento importante perché comunque scendono baffuti da più parti d'Europa e per noi è un altro momento di grande soddisfazione e con un pizzico d'orgoglio dico che oggi questa manifestazione è forse l'unica che si fa e si porta avanti da tanti anni. L'enogastronomia con particolare attenzione ai prodotti senza glutine e senza lattosio, ma anche la cultura, i libri, gli incontri, i laboratori, il cinema, le masserie didattiche, sono questi alcuni degli ingredienti della 15ª edizione del Mercatino del Gusto di Maglie, in provincia di Lecce. Nell'atrio di Palazzo Capece, con il taglio del nastro, il convegno Gusto e Territorio nel GAL Terra d'Otranto e la cerimonia di consegna della seconda edizione del premio Mercatino del Gusto ha preso il via alla manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche pugliesi, che proseguirà fino al 5 agosto. La manifestazione, dedicata quest'anno al tema innovazione e sostenibilità, dall'identità allo scambio, ha preso il via venerdì scorso.
Questa manifestazione sia andata via via consolidandosi con gli anni, è partita come una scommessa, bisogna dare atto agli organizzatori di aver creato un vero e proprio evento che ha in sé diversi elementi positivi, la valorizzazione dei nostri prodotti, delle nostre aziende e questa grande partecipazione che non è solamente quantitativa ma anche qualitativa, penso che sia la miscela giusta per poter presentare il nostro territorio. L'enogastronomia penso che costituisca uno degli elementi fondamentali per veicolare in modo migliore anche i nostri territori. Il mercatino del gusto corrisponde perfettamente a queste caratteristiche. Cerchiamo dall'anno precedente di amplificare le esperienze positive e di cancellare quelle negative. Quest'anno avete già notato tutte queste novità, in più oltre a quello che voi avete detto c'è Wine Passion, la nuova enoteca abbinata a dei cibi sempre chiaramente pugliesi, e Gusto Shake destinato al pubblico giovane, quindi diciamo una serie di iniziative nuove importanti. E io sottolineerei una di carattere culturale che è la collaborazione con Apulia Film Commission che giorno 2, 3, 4 e 5 per 4 giorni proietterà all'interno di Palazzo Capece dove ci troviamo e un trailer di mezz'ora con la presenza del regista e degli attori. Fino ad oggi per le adesioni che abbiamo avuto possiamo tirare solo le analisi fino a questo punto, il bilancio è positivo perché c'è stata una messe di richieste di partecipazione al mercatino. Ed è davvero tutto per questa edizione di Blue Star News, noi ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la fascia pubblicitaria con lo sport. A tra poco.